Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Omnipaque 300G Healthcare SRL, ultimo aggiornamento, 28 luglio 2022. Cos'è Omnipaque 300? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Omnipaque 300 durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci esteri. Cos'è Omnipaque 300? Omnipaque 300 è un farmaco a base del principio attivo Ioexolo, appartenente alla categoria degli mezzi di contrasto e nello specifico mezzi di contrasto radiologici idrosolubili, nefrotropici, a bassa osmolarità. È commercializzato in Italia dall'azienda GE Healthcare SRL. Omnipaque 300 può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, titolare GE Healthcare SRL, ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile, classe C, principio attivo Ioexolo, gruppo terapeutico mezzi di contrasto, forma farmaceutica soluzione, uso interno, indicazione medicinale solo per uso diagnostico, mezzo di contrasto per radiodiagnostica per l'uso in cardioangiografia, arteriografia, urografia, flebografia e contrast enhancement in tomografia computerizzata, mielografia lombare, toracica e cervicale e tomografia computerizzata delle cisterne basali, dopo iniezione subaracnoidea, artrografia, pancreatografia endoscopica retrograda, ERP, colangiopancreatografia endoscopica retrograda, ERCP, erniografia, isterosalpingografia, sialografia e studi del tratto gastrointestinale. Omnipaque è indicato negli adulti per identificare tramite mammografia spettrale con mezzo di contrasto, CESM Contrast Enhanced Spectral Mammography, una lesione nota o sospetta della mammella, in pazienti con mammelle dense, per le quali esistano controindicazioni assolute o relative all'esecuzione della risonanza magnetica. Posologia: il dosaggio varia in base al tipo di esame, all'età, peso, gittata cardiaca, condizioni generali del paziente e tecnica usata. Di norma vanno impiegate le stesse concentrazioni e volumi utilizzati per gli altri mezzi di contrasto iodati per radiodiagnostica di corrente uso. Come per gli altri mezzi di contrasto, i pazienti devono essere adeguatamente idratati prima e dopo la somministrazione del prodotto. Per uso endovenoso, endoarterioso, intratecale o in cavità corporee. I seguenti dosaggi possono servire da riferimento. Uso endovenoso, indicazione, concentrazione, volume, commenti, urografia adulti. 300 mg/ml 40, 80 ml in casi particolari è possibile superare la dose di 80 ml. O 350 mg/ml 40, 80 ml bambini. 7 kg 240 mg/ml 4 ml/kg pc o 300 mg/ml 3 ml/kg pc bambini, 7 kg 240 mg/ml 3 ml/kg pc o 300 mg/ml 2 ml/kg pc max 40 ml, flebografia, gamba, 240 mg/ml o 300 mg/ml 20, 100 ml/gamba, angiografia digitale di sottrazione, DSA, adulti 300 mg/ml 20, 60 ml/iniezione o 350 mg/ml 20, 60 ml/iniezione enhancement in tomografia computerizzata adulti. 240 mg/ml 100, 250 ml quantità totale di iodio di solito 30, 60 g o 300 mg/ml 100, 200 ml o 350 mg/ml 100, 150 ml bambini. 240 mg/ml 2, 3 ml/kg pc fino a 40 ml in alcuni casi possono essere somministrati fino a 100 ml.
o 300 mg/ml 1, 3 mg/kg PC, fino a 40 ml enhancement in mammografia spettrale, CESM, adulti 300 mg/ml 1, 5 mg/kg PC, o 350 mg/ml 1, 3 mg/kg PC, uso endoarterioso, indicazione, concentrazione, volume, commenti, arteriografia, arco aortico 300 mg/ml 30, 40 mg/iniezione, il volume per l'iniezione dipende dal sito di iniezione, SELET. Cerebrale 300 mg/ml 5, 10 mg/iniezione, aortografia 350 mg/ml 40, 60 mg/iniezione, femorale 300 mg/ml o 350 mg/ml 30, 50 mg/iniezione, varie 300 mg/ml, dipende dal tipo di esame, cardioangiografia adulti. Ventricolo sinne, tratto iniziale dell'aorta 350 mg/ml 30, 60 mg/iniezione. Arteriografia selettiva coronarica 350 mg/ml 4, 8 mg/iniezione bambini. 300 mg/ml o 350 mg/ml in base all'età, peso e patologia, max 8 mg/kg PC, angiografia digitale di sottrazione, adulti, 240 mg/ml 1, 15 mg/iniezione, dipende dal sito di iniezione. Occasionalmente grandi volumi, fino a 30 ml, possono essere usati. O 300 mg/ml 1, 15 mg/iniezione, uso intratecale, indicazione, concentrazione, volume, commenti solo adulti, mielografia lombare e toracica, iniezione lombare, 240 mg/ml 8, 12 ml, mielografia cervicale, iniezione lombare, 240 mg/ml 10, 12 ml, o 300 mg/ml 7, 10 ml, mielografia cervicale, iniezione cervicale laterale, 240 mg/ml 6, 10 ml o 300 mg/ml 6, 8 ml, CT cisternografia, iniezione lombare, 240 mg/ml 4, 12 ml. Per ridurre al minimo eventuali reazioni avverse, non deve essere superata la dose totale di 3 g iodio. Uso in cavità corporea, indicazione, concentrazione, volume, commenti, artrografia, 240 mg/ml 5, 20 ml, o 300 mg/ml 5, 15 ml, o 350 mg/ml 5, 10 ml, ERP/ERCP, 240 mg/ml 20, 50 ml, ermiografia, 240 mg/ml 50 ml, le dosi variano in base alle dimensioni dell'ernia, esterosalpingografia, 240 mg/ml 15, 50 ml o 300 mg/ml 15, 25 ml, sialografia 240 mg/ml o 300 mg/ml 0,5, 2 ml 0,5, 2 ml, studi gastrointestinali, uso orale adulti. 350 mg/ml individuale, bambini. Esofago 300 mg/ml 2, 4 mg/kg PC, dose massima 50 ml o 350 mg/ml 2, 4 mg/kg PC, dose massima 50 ml, ventricolo laringeo/transito 140 mg/ml 4, 5 mg/kg PC, prematuri. 50 mg/ml 2, 4 mg/kg PC, uso rettale, bambini. 140 mg/ml 5, 10 mg/kg PC, esempio. Diluire Omnipaque 240, 300 o 350 con acqua 1, 1 or 1, 2 o diluire con acqua a 100, 150 mg/ml 5, 10 mg/kg PC, CT, enhancement, uso orale, adulti. Diluire con acqua 6 mg/ml, 800, 2000 ml della soluzione diluita in un arco di tempo. Esempio. Diluire Omnipaque 300 o 350 con acqua 1,50, bambini. Diluire con acqua 6 mg/ml 15, 20 mg/kg PC della soluzione diluita individuale, uso rettale, bambini. Diluire con acqua 6 mg/ml, controindicazioni, ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Tireotossicosi conclamata. Reazioni gravi a Omnipaque in anamnesi.
avvertenze speciali e precauzioni di impiego speciali, precauzioni per l'utilizzo di mezzi di contrasto non ionici in generale. Ipersensibilità, un'anamnesi positiva per allergia, asma o reazioni indesiderate ai mezzi di contrasto iodati indica la necessità di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. L'impiego di mezzi di contrasto iodati può causare disturbi transitori della funzione renale e ciò può aggravare una condizione di acidosi lattica nei diabetici che stanno assumendo metformina, vedi paragrafo 4.4, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Omnipaque 300 durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Omnipaque 300 durante la gravidanza e l'allattamento? Impiego in gravidanza. Finora non è stata valutata la sicurezza d'uso di Omnipaque nelle pazienti in gravidanza. La valutazione degli studi sperimentali sugli animali non ha evidenziato effetti dannosi diretti, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non è consigliabile guidare veicoli o usare macchinari fino a un'ora dopo l'iniezione o nelle 24 ore successive alla somministrazione intratecale, vedi paragrafo 4.4, avvertenze speciali ed opportune precauzioni di impiego. In ogni caso, singole valutazioni devono essere effettuate in caso di sintomi post-mielografici persistenti. Effetti indesiderati generali, si applica a tutti i mezzi di contrasto iodati indipendentemente dalla via di somministrazione. Qui di seguito sono elencate le possibili reazioni avverse relative alle procedure radiografiche che prevedono, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. I dati preclinici indicano un alto margine di sicurezza per Omnipaque e non è stato fissato un livello massimo di dose per l'uso intravascolare di routine. Il sovradosaggio sintomatico è improbabile in pazienti con funzionalità renale normale a meno che il paziente non abbia ricevuto in breve tempo oltre 2000 mg/kg peso corporeo. La durata della procedura è importante per la tollerabilità renale di alte dosi di mezzo di contrasto, T-2 ore. Il sovradosaggio accidentale è più probabile a seguito di procedure angiografiche complesse nei bambini, soprattutto quando vengono effettuate più somministrazioni di alte concentrazioni di mezzo di contrasto. In caso di sovradosaggio, gli squilibri idroelettrolitici risultanti devono essere compensati. La funzione renale deve essere controllata per i 3 giorni successivi. Se necessario, l'emodialisi può essere utilizzata per eliminare l'eccesso di mezzo di contrasto. Non esiste un antidoto specifico. Proprietà farmacodinamiche, categoria farmacoterapeutica. Mezzi di contrasto radiologici idrosolubili, nefrotropici, a bassa osmolarità. Codice ATC. V08AB02. Per ciò che riguarda la maggior parte dei parametri emodinamici, clinico-chimici e del sistema della coagulazione, proprietà farmacocinetiche in pazienti con funzionalità renale normale, quasi il 100% della dose di Uexolo somministrata per via endovenosa è escreta immodificata dai reni entro 24 ore. La concentrazione massima di Uexolo, dati preclinici di sicurezza. Uexolo ha una tossicità endovenosa acuta molto bassa in topi e ratti. Studi sugli animali hanno mostrato che Uexolo ha un legame proteico molto basso ed è ben tollerato a elenco degli eccipienti trometamolo, sodio calcioedetato, acido cloridrico, aggiustamento del pH e acqua per preparazioni iniettabili. Il pH del prodotto è compreso tra 6,8 e 7,6. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.